In questo video leggeremo la seconda parte del lavoro di Renato Cacioppoli, l'integrazione e la ricerca delle primitive rispetto ad una funzione continua qualunque. Voglio avvisare che la prima parte è stata ripostata oggi sul mio canale, in quanto quella di ieri non era la versione giusta. Quindi adesso troverete la prima parte e poi questa seconda parte che posterò appena finirò di leggere. Sesto paragrafo. Dimostriamo ora il seguente fondamentale teorema. Rispetto a φ di x, una funzione assolutamente continua è derivabile quasi ovunque, anzi a prescindere da un insieme di peso nullo. Indichiamo con f di x la funzione considerata e rifacendoci agli sviluppi del numero 2, conserviamo le notazioni ivi introdotte. Con la trasformazione t di n, da φ di x si ricava una funzione φ di n t del punto t variabile sul cammino c di n, a prescindere dai punti tau i di n, corrispondente agli intervalli alfa i di n, beta i di n, di k di n. In ogni intervallo P di K e N, Q di K N, Φ maiuscolo N di T definisce una funzione Φ maiuscolo K di NU prescindendo dai punti omega i di N corrispondenti agli intervalli di K di N che cadono in lambda K di N e mu con K di N. Sull'insieme H di N, F di X è assolutamente continua rispetto a φ con n di x, perché ivi φ con n di x è uguale a φ di x. Ne segue che f di x ammette su h di n, rispetto a φ di n di x, quasi ovunque la derivata fn di x. Questa risulta definita nell'intervallo i quasi ovunque rispetto a φ di n di x, perché φ di n di x è costante negli intervalli di k di n. Per x appartenente ad h di n si ha il seguente integrale, o meglio la seguente formula, dove Rn di x definito come nella 8 è la somma delle variazioni di f di x sugli intervalli di k di n contenuti in Ax. Con la trasformazione t di n da g di n di x a Rn di x si ricavano due funzioni gamma n di t e p con n di t, che definiscono in ogni intervallo pk di n, qk di n, due funzioni, gamma k di nu e p di k di nu, risultando la seguente relazione. La funzione a variazione limitata φ k di nu si decompone così in una parte assolutamente continua e in una funzione dei salti, mancando la parte propriamente singolare. La parte assolutamente continua, gamma kn di u, ha quasi ovunque per derivata la trasformata della funzione fn di x, considerata in lambda k di n, mu con k di n, considerata in lambda k di n, mu con k di n. Sia ora E l'insieme di Borel dei punti di i dove f di x non è derivabile, cioè non ammette derivata finita. Dimostreremo che E verifica la condizione 1, cioè che è di peso nullo. Procedendo per assurdo, ammettiamo che misura di con n non sia sempre nulla e che quindi per essere non decrescente con n superi un limite positivo da un certo n in poi. Potremo determinare allora due numeri positivi, eta e sigma, un indice n con 1 ed un sottoinsieme con 1 di E, in modo che avremo questa relazione per x appartenente ad E con 1 e che misura di con 1 di n maggiore di eta per n maggiore di n con 1. Sul segmento di d con 1 contenuto in pk di n, qk di n, la funzione φk di nu è quasi ovunque derivabile. Possiamo quindi sostituire a dn con 1 un suo sottoinsieme dn con 2 sui segmenti del quale φk di nu sia sempre derivabile, risultando ancora misura di 2n maggiore di eta
di 2n trasformato in t di n di un insieme e di n incluso in h di n, in ogni punto del quale lo scarto tra le derivate minime e massime di f di x rispetto a f di x è maggiore di 2 sigma. Sia x con 0 un simile punto appartenente a lambda k di n e mu con k di n. Poniamo u con 0 uguale f di x con 0. Esisterà una successione x di punti k di n tendenti a x con 0, o tali che avremo la seguente relazione. Il punto u uguale fi x u con 1 uguale fi di x con 1 di pk di n qk di n è distinto dai punti omega i di n di qui sopra e corrisponde in t di n ad un ben determinato punto xi con 1 di lambda k di n mu con k di n h di n. Si ha la seguente relazione e il seguente limite, nonché la seguente relazione. L'interpretazione geometrica dei precedenti sviluppi gioverà a chiarirvi. Le equazioni u uguale f di x, v uguale f grande di x per x appartenente all'intervallo i definiscono nel piano v una curva c e indicando con fn di x la funzione lineare negli intervalli di k di n e coincidente con f di x su h di n, le equazioni u uguale f di nx, v uguale f grande n di x si definiscono una curva rettificabile c di n approssimante c. C di n si proietta sull'asse 1 il cammino c di n piccola e costa di un numero finito di archi lk di n proiettandosi negli intervalli pk di n e qk di n, semplicemente a prescindere da tratti rettilinei paralleli all'asse v. Questi tratti sono corde di c e si passa da C a C con N, sostituendo tali corde e i loro archi. La retta U uguale Fi Xi con Xi uguale Fi X con 1, quindi U uguale Fi Xi con 1 uguale Fi X con 1, incontra l'arco LK di N nel punto di ordinata F grande Xi con 1, e ulteriormente la curva C nel punto di ordinata F grande X con 1. Dalle 10 e 11 si deduce che se i punti x con 1 e quindi gli altri xi con 1 sono sufficientemente prossimi a x con 0, si ha la seguente disuguaglianza, poiché fi x con 1 uguale fi x con uguale fi xi con 1. Chiedo scusa dell'interpretazione dei simboli e degli apici e dei pedici, ma potrebbe essere fi x con r uguale fi xi con r. Quindi tutto quello che ho detto invece di 1 è r, anche qua x con r, anche qua f x con r, f xi con r. Comunque, poiché fi x con r uguale fi xi con r, valore assoluto f grande x con r meno f grande xi con r maggiore di sigma per valore assoluto fi x con r meno fi x con 0 uguale sigma valore assoluto u con r meno u con 0. U con 0 è la traccia di un qualunque punto di un qualunque segmento di D2n e la somma delle misure di tali segmenti è maggiore di eta. Il lemma geometrico di Vitali ci assicura che esisterà una porzione di 3 di n di 2 di n avendo misura ancora maggiore di eta, ricoperta da segmenti disgiunti su c piccolo di n, aventi per traccio intervalli del tipo fi x con 0, fi x con r, se si vuole il numero finito. Indichiamo con x con 1 prima, x con 1 secondo, x con 2 primo, x con 2 secondo, eccetera, i relativi intervalli x con r, xi con r,
di I. La precedente disuguaglianza fornisce quest'ulteriore disuguaglianza. D'altra parte, abbiamo la seguente relazione con intervalli xi', xi seconda arbitrariamente piccoli, ciò che è incompatibile con l'assoluta continuità di f grande di x rispetto a fi di x, i numeri eta e sigma essendo fissi. Teorema 2. Rispetto a fi di x, una funzione integrale ha per derivata la funzione integrante quasi ovunque, anzi a prescindere da un insieme di peso nullo. Infatti, per la funzione integrale f grande di x uguale integrale da a ad x fx dfi di x e per x appartenente ad h di n, sussiste la 7, rn di x essendo definito dalla 8. Quindi nella 9 si ha fn di x uguale f di x, fn di x uguale f di x, quasi ovunque rispetto a fi con n di x, e f grande di a uguale 0. Ne segue che la derivata df su dφ, della quale il teorema 1 assicura l'esistenza, coincide con f di x quasi ovunque. Teorema 3. Rispetto a f di x, la derivata della funzione assolutamente continua f grande di x è integrabile, e si ha f grande di x meno f grande di a uguale integrale da a x df su d sigma x, df su dφ, dφ di x. Quindi, rispetto a φ di x, la derivata della funzione assolutamente continua f grande di x è integrabile, e si ha f grande di x meno f grande di a uguale integrale da a x df su dφ, dφ x. La 9 fornisce in vero, subentrandovi, f di x uguale df, df su dφ a φ con n di x. Quindi avremo la seguente relazione per x appartenente ad h di n. Se ne deduce che queste funzioni sono equi assolutamente continue rispetto a φ di x, ordinatamente sugli insiemi h di n, e perciò rispetto ad f di n di x. Basta allora osservare che tale proprietà spetta alle funzioni Rn di x, in quanto risulta per intervalli xi', xi secondo, avendo gli estremi su h di n. E avremo la seguente disuguaglianza. Dove la somma al secondo membro va estesa agli intervalli di k di n che cadono in intervalli x con i primo e x con i secondo. Tale somma, data l'assoluta continuità di f di x rispetto a φ di x, è arbitrariamente piccola, quando sufficientemente piccoli gli intervalli xi' e xi secondo. Pertanto la funzione f di x è integrabile rispetto a φ di x, e dalla 13 si ottiene la 12. Per n tendente all'infinito, perché il limite per n che tende all'infinito è rn di x uguale 0. Teorema 4. Una funzione assolutamente continua e derivata quasi ovunque nulla rispetto a f di x si riduce ad una costante. Sia f grande di x la funzione considerata, dato arbitrariamente epsilon maggiore di 0, costruiamo in I una somma S uguale sommatoria I x con I primo e x con I secondo di intervalli, in modo che sussista la disuguaglianza 3 e che df su dφ uguale 0 in tutti i punti di I meno S. Costruiamo una funzione di questo tipo, ponendo dapprima per x appartenente a i-s la seguente formula
definendo cioè L di x relativamente all'insieme S come R di n mediante la 8 relativamente all'insieme K di n, e prendendo poi F sovrasegnata di x costante in ogni intervallo x primo, x secondo, e prendendo poi F sovrasegnato di x costante in ogni intervallo x primo, x secondo. Ovviamente f sovrasegnato di x è assolutamente continuo rispetto a φ di x in i meno s. Con la trasformazione t di n se ne ricava una funzione in c piccolo di n. E avremo la seguente formula. E per ogni intervallo pn di k, qn di k, una funzione di u che è la seguente. La derivata di Φ di nu è nulla sull'insieme t di n che moltiplica i meno s, trasformato di i meno s. Ivi è inoltre nulla quasi ovunque la derivata di lambda maiuscolo K di nu. D'altra parte, Φ maiuscolo n di u è costante in ogni intervallo di t con n di s e la sua funzione dei salti è maggiorata dalla seguente quantità. Le somme andando estese agli intervalli di K di n e di S contenuti in lambda K di n e mu con K di n. Data l'assoluta continuità di F grande di x rispetto a φ di x e sussistendo la 3, si ha sommatoria sigma K di n minore di 2 epsilon per n sufficientemente grande, sicché F sovrasegnato di x risulta costante a meno di 2 epsilon. Ma valore assoluto di f di x meno f sovrasegnato di x minore o uguale a epsilon, ed epsilon è arbitrario. Quindi f grande di x si riduce a una costante come asserito. Teorema 5. Una successione convergente di funzioni integrabili e ad integrali equiassolutamente continui rispetto a f di x ha per limite una funzione parimenti integrabile, e la successione delle funzioni integrali converge uniformemente verso la funzione integrale del limite, siano fm di x la successione ed f di x il suo limite. Posto con le notazioni del numero 5 le seguenti formule, la 7 darà la seguente relazione. Per la supposta equiassoluta continuità rispetto a φ di x delle funzioni fm di x, la 5 sarà verificata come conseguenza della 4 da tutte le fm di x o dipendendo soltanto da epsilon. Si avrà pertanto su h di n la seguente disuguaglianza, come dall'espressione di Rm di n. Fissato n, le funzioni fm di nx sono integrali di Lebesgue-Stieltje rispetto alla funzione φ con n di x coincidente con φ con x su h di n. È costante su ognuno degli intervalli di K di n. Gli integrandi fm di x tendono a f di x per m tendente all'infinito e gli integrali sono equi assolutamente continui rispetto a φ con n di x. Segue allora dal teorema generale di Vitali, esteso agli integrali di Lebesgue-Stieltje, che limite per m che tende all'infinito, fm di n di x uguale integrale da a x f di x de Φ con n di x uguale f grande n di x. Le funzioni fn di x verificano dunque sugli insiemi hn la seguente disuguaglianza. Non appena verificate le 4 e risultano quindi equiassolutamente continue rispetto alle Φ con n di x ordinatamente. Ciò prova che f di x è integrabile rispetto a f di x e che F grande di x uguale limite per n che tende all'infinito, fn di x uguale limite per n che tende all'infinito, limite per m che tende all'infinito, fm di n di x uguale limite per m che tende all'infinito, limite per n che tende all'infinito, fmn di x uguale limite per m che tende all'infinito, fm di x, in quanto limite per n che tende all'infinito, rmn di x uguale 0, uniformemente rispetto ad m e ad x, ossia,
che limite per m che tende all'infinito, integrale da a a x, fm di x df x, uguale integrale da a a x, f di x df di x, uniformemente rispetto ad x. I precedenti teoremi contengono i risultati principali della nostra teoria, cui siamo ora in grado di apportare alcuni complementi e chiarimenti essenziali. Si è visto come la definizione di integrale data nel numero 5 dipende dalla successione generatrice φ con n di x, ma i teoremi 1, 2 e 3 ci dicono che rispetto a φ di x una funzione assolutamente continua è derivabile, che si ottiene per l'integrazione della sua derivata e soltanto da questa, e ciò qualunque sia la successione generatrice di φ di x, ossia il procedimento di integrazione. Riassumiamo il nostro risultato fondamentale come segue. Rispetto a φ di x, la classe delle funzioni assolutamente continue e la classe delle loro derivate coincidono rispettivamente con quelle delle funzioni integrali e delle funzioni integrabili, definite queste ultime a prescindere da insiemi di peso nullo. Ed ogni funzione assolutamente continua si ottiene dalla propria derivata mediante integrazione a meno di una costante additiva. Per quanto or ora osservato, il risultato sussiste se chiamiamo integrabile rispetto a φ di x, una funzione di cui l'integrale esista relativamente a qualunque successione generatrice di φ di x e non dipenda da questa. Di peso nullo rispetto a φ di x, un insieme che presenti questa proprietà relativamente a tutte le successioni generatrici. Insomma, ad ogni successione generatrice corrisponde un procedimento di integrazione, ma tutti hanno per campo comune di applicazione quello delle derivate delle funzioni assolutamente continue. La definizione che abbiamo dato dell'integrale è costruttiva. Descrittiva è la seguente. Una funzione f di x si dice integrabile rispetto a φ di x nell'intervallo AB, ponendosi integrale da a a b f di x df di x uguale f grande di b meno f grande di a, se esiste una funzione f grande di x che rispetto a φ di x sia assolutamente continua ed abbia per derivata f di x a prescindere da un insieme di peso nullo. Come si vede, l'estensione della teoria dell'integrale di Lebesgue-Sertì è completa. Va un po' oltre dall'estensione il teorema 4 per le ragioni che abbiamo esposto nel numero 4. Quasi ovunque rispetto a φ di x non significa meno di un insieme di peso nullo, ma si riferisce a circostanze più generali. Il teorema mostra l'interesse di tale nozione analoga a quella della teoria classica. Però non va dimenticato che la perfetta analogia delle definizioni non si estende a certe conseguenze. Così il verificarsi quasi ovunque rispetto a φ di x del concorso di due diverse circostanze non sembra seguire dal fatto che ognuna di queste separatamente abbia luogo quasi ovunque. Il teorema 5 è quello del passaggio al limite sotto il segno integrale e corrisponde nella forma e nella sostanza al teorema di Vitale. È chiaro che bisogna lasciargli la sua forma generale rinunziando a dedurne teoremi corrispondenti a quelli di Lebesgue, poiché nella presente teoria non va luogo a considerare l'integrazione assoluta. Aggiungiamo ancora un'osservazione sugli insiemi di peso nullo relativamente a tutte le successioni generatrici. Evidentemente rientra in questa categoria ogni insieme E, la cui immagine T con E, nella trasformazione U uguale F di X, ha traccia di misura nulla. È interessante la questione se tale semplice proprietà, indipendente dalla considerazione delle successioni generatrici, caratterizzi gli insiemi suddetti. La presunzione è abbastanza naturale, ma una dimostrazione che la confermi non sembra agevole. Semplici esempi di funzioni assolutamente continue e di funzioni integrabili rispetto a φ di x si ottengono subito considerando funzioni del tipo v φ di x, v di u, essendo definiti in un intervallo contenente i valori di φ di x. Se v di u è assolutamente continua, la funzione f grande di x uguale v φ di x è assolutamente continua rispetto a φ di x. E posto w di u uguale dv su du, la funzione f di x uguale w φ di x è integrabile rispetto a φ di x. La derivata df su dφ uguale f di x è definita a meno di un insieme E, che gode della proprietà di anzi segnalata che il trasformato TE ha traccia di misura nulla. Si tratta peraltro di casi particolarissimi e quasi banali.
Notoriamente le funzioni limitate di Bayes sono integrabili rispetto a qualunque phi di x a variazione limitata. Ma se phi di x è soltanto continua, non sono in generale integrabili rispetto a phi di x nemmeno le funzioni f di x continue. Si può dimostrare però che è integrabile rispetto a tutte le funzioni continue f di x qualsiasi funzione f di x a variazione limitata. Costruiamo invero come al numero 5 le funzioni fn di x uguale integrale da a ad x f di x defi n di x. L'integrazione per parti fruisce e abbiamo la seguente relazione. X' e x', essendo due qualunque punti di continuità per f di x, se ne trae questa ulteriore relazione, da cui la seguente disuguaglianza. Essendo m l'estremo superiore di valore assoluto di f di x, omega minuscolo la variazione totale di f di x in x' x', epsilon un limite superiore per l'oscillazione di phi di x, e quindi a fortiori di phi di n di x in x' x'. Dall'ultima disuguaglianza segue subito l'equiassoluta continuità delle funzioni f grande n di x rispetto alle phi di n di x, ordinatamente, e perciò l'integrabilità di f di x rispetto a phi di x. Passando al limite per n che tende all'infinito, nella 14 si ottiene la formula di integrazione per parti che è questa che evidenzio. Questa prova che f di x è integrabile rispetto a phi di x nel senso stretto del numero precedente, cioè relativamente a qualunque successione generatrice di phi di x, è con risultato indipendente da questa. Interesserebbe sapere fino a qual punto sussista la 15, cioè questa, quando, sempre esistendo l'integrale a primo e secondo membro, f di x sia continuo ma non più a variazione limitata. Passiamo ora allo studio della totalizzazione rispetto alla funzione continua f di x e alla risoluzione del problema generale della ricerca delle funzioni primitive. Chiamiamo qui primitiva rispetto a f di x ogni funzione f grande di x che ammette una derivata finita da f su dφ rispetto a phi di x in tutti i punti dell'intervallo i, tranne al più quelli di un'infinità numerabile. Indicheremo in generale con P maiuscolo un insieme perfetto, con S minuscolo un intervallo in i, e diremo segmento di P maiuscolo ogni sua porzione della forma S minuscolo a P maiuscolo che sia un insieme perfetto. Fondamentale per la nostra ricerca è il seguente lemma. Se f grande di x è una primitiva rispetto a phi di x e p grande è un insieme perfetto di i, esistono un segmento s piccolo p grande di p grande ed un numero k tali che sussista la disuguaglianza seguente per xi appartenente ad s e per x appartenente a s minuscolo p maiuscolo. Indichiamo per ogni numero naturale n con delta n l'insieme dei punti x tali che abbiamo la seguente disuguaglianza per valore assoluto di h minore o uguale di 1 fratto n, trascurandosi ben inteso quei valori di h che annullano il denominatore della frazione. Delta n è chiuso e la somma sommatoria delta n esaurisce i a meno eventualmente di un insieme numerabile per l'ipotesi che f grande di x sia una primitiva. Dunque, sommatoria delta n p esaurisce p e per il noto teorema di Bayes-Osgood esiste un insieme delta nu p contenente tutto un segmento s minuscolo a p maiuscolo di p maiuscolo, restringendo che occorre s minuscolo ad una lunghezza minore o uguale a 1 fratto nu, la 16 si trova verificata con k uguale nu. Siano f grande di x una funzione continua e p grande un insieme perfetto in i. Indichiamo con lambda mu l'intervallo degli estremi di p maiuscolo e diciamo p greco maiuscolo l'insieme chiuso contenente p maiuscolo dei punti di lambda mu in cui phi di x prende valori assunti anche su p maiuscolo. Supponiamo che se alfa beta è un qualunque intervallo contiguo
a pi greco maiuscolo in lambda mu si abbia f di alfa uguale f di beta ogni qualvolta φ di alfa uguale φ di beta e definiamo una funzione continua f grande p di x nell'intervallo lambda mu ponendo queste due relazioni. Se alfa beta è un intervallo contiguo a pi greco maiuscolo, per cui φ di alfa diverso da φ di beta. Infine abbiamo anche questa relazione. Se per intervallo contiguo alfa beta si ha φ di alfa uguale φ di beta. Ciò posto, diremo per brevità di linguaggio che f grande di x verifica la condizione A rispetto a φ di x. Se ogni insieme perfetto P contiene un segmento S piccola di P per il quale la funzione φ S piccola P risulta definita ellipschiziana rispetto a φ di x. Baseremo la ricerca delle funzioni primitive sul seguente teorema 6. Rispetto a φ di x, ogni funzione primitiva verifica la condizione A. Infatti, sia S piccola P grande, il segmento di P grande relativamente al quale, a norma del lemma precedente, è verificata la disuguaglianza 16. Questa implica ovviamente che F grande di X è funzione univoca di Φ di X su S piccola P grande, nonché sull'insieme Φ greco maiuscolo definito come dianzi rispetto a S piccola P grande, in quanto da Φ xi uguale Φ di X segue f grande di xi uguale f grande di x. È dunque intanto possibile costruire la funzione f grande sp grande di x nell'intervallo s piccolo. Proveremo che in tutto questo intervallo f s piccola p grande di x si riduce a una funzione di φ di x w φ di x. A luogo basterà far vedere che se x' e x' sono due punti di s in di S minuscola, interni a due diversi intervalli contigui, alfa' beta' e alfa' beta' di pi greco maiuscolo, da φ x' uguale φ x' segue f grande S minuscola pi grande x' uguale f grande S minuscola pi grande x'. Ora se φ x' uguale φ x', intervalli φ alfa' φ beta'. Φ alfa secondo, φ beta secondo debbono coincidere a prescindere dall'orientazione, perché altrimenti avrebbero una parte propria in comune ed internamente ad almeno uno dei due intervalli, alfa primo, beta primo, alfa secondo, beta secondo, cadrebbe in un punto gamma, per cui φ di gamma sarebbe un valore assunto da φ di x su pi greco maiuscolo, contro la definizione di pi greco maiuscolo. Pertanto coincidono f grande s piccola p grande x' ed f grande s piccola p grande x' come valori di una stessa funzione lineare di φ di x, corrispondenti al medesimo valore dell'argomento. La funzione f grande s piccola p grande x uguale w φ di x è ellipschiziana rispetto a φ di x con coefficiente k della 16. La semplice interpretazione geometrica è che la curva U uguale φ di x, V uguale f grande s piccola p grande x, dove x per x appartenente a s piccola, si riduce a un cammino tracciato sulla curva V uguale W di U. Questa consta dei punti dell'insieme U uguale φ di x e V uguale f grande di x appartenente a P maiuscola, e di tratti rettilinei congiungenti i punti di questo insieme. Da queste considerazioni si deduce facilmente il teorema sull'unicità della primitiva, teorema 7. Una funzione continua derivata nulla rispetto a φ di x, fuorché al più in un'infinità numerabile di punti, si riduce a una costante. Invero, detta f grande di x, la funzione data,
Esistono, in virtù del teorema precedente, intervalli S piccolo di costanza per F grande di x uguale a F grande S piccolo di x, perché F grande S piccolo di x uguale W phi di x, W di u, essendo derivata nulla, fuorché eventualmente nei punti di un'infinità numerabile. Soppressi da i tutti gli intervalli aperti su i di costanza per F grande di x, si ottiene un insieme perfetto, non denso, P maiuscolo, su nessun segmento del quale F grande di x può essere costante. Supposto per assurdo P grande non vuoto, si considera una funzione F grande S piccola P grande di x uguale W phi di x. La derivata di W di u sarà nulla internamente agli intervalli contigui all'insieme Q, immagine di P nella trasformazione T tale che u uguale phi di x e nei punti di q corrispondenti a quelli di p, ove df su dφ uguale 0, cioè in tutti a prescindere da un'infinità numerabile, dw su du sarà ancora nulla, in quanto si ottiene come limite del rapporto incrementale delta f su delta φ su q. Quindi w di u dovrà ridursi a una costante. F grande di x sarà costante su S piccola di P grande, contro la definizione di P grande. Definiamo ora l'operazione fondamentale della totalizzazione di una funzione f di x rispetto a phi di x. Questa operazione consiste nel determinare a partire da f di x una funzione totale f grande di x, continua nell'intervallo i e definita a meno di una costante additiva, o per fissare le idee, nulla per x uguale a, ossia ciò che è lo stesso, una funzione continua additiva degli intervalli x' e x' di I maiuscola. E avremo la seguente relazione. La determinazione dovrà essere fatta esclusivamente in base a una proprietà postulata per la costruenda funzione f grande di x che passiamo ad esporre. Introdurremo dapprima alcune notazioni. Sia P un insieme perfetto di estremi lambda mu e consideriamo come nel numero precedente l'insieme di lambda mu in cui phi di x prende gli stessi valori che in P maiuscolo. Definiamo in lambda mu una funzione f P maiuscola di x ponendo le seguenti relazioni. Se alfa beta è un intervallo contiguo a pi greco maiuscolo, per cui φ di alfa più o meno φ di beta, φ pi maiuscolo uguale 0 per x appartenente ad alfa beta, se per l'intervallo contiguo alfa beta si ha φ di alfa uguale φ di beta, se esistono intervalli contigui a pi greco maiuscolo negli estremi dei quali φ di x assume valori uguali, indichiamoli con gamma i delta i e consideriamo la somma seguente. Eventualmente una serie. Le proprietà richieste per la funzione totale f grande di x, ossia per la funzione di intervallo delta x' x', sono f grande di x è continuo. Se P maiuscolo è un insieme perfetto di estremi lambda e mu, se phi P maiuscolo è integrabile in lambda mu rispetto a phi di x e se l'eventuale serie S grande di P è assolutamente convergente, si ha la seguente relazione. Delta x' x' si determina dapprima per gli intervalli in cui f di x è integrabile. Poi per i limiti di questi sfruttando la proprietà A di continuità. La classe degli intervalli per i quali delta x' x' si trova così definita si amplia aggregando gli intervalli lambda mu cui si applichi la 17, esprimendo la proprietà B. Poi ancora i limiti di questi. La costruzione si itera trasfinitamente
e se risulta effettuabile termina ad un numero ordinale della seconda classe al più con un'infinità numerabile di ampliamenti, si giunge alla classe di tutti gli intervalli di i e delta x' x seconda, è completamente definito. Diciamo allora che f di x è totalizzabile rispetto a φ di x. L'operazione descritta si riduce quando φ di x è definita come x alla totalizzazione generale secondo Denjoy. In tal caso l'insieme π greco maiuscolo coincide con P maiuscolo. La somma S grande di P manca e la 17 diventa la seguente relazione. Con f di x sommabile sull'insieme π grande, la somma a secondo membro andando estesa a tutti gli intervalli contigui a P in lambda mu e dando luogo a una serie assolutamente convergente. Il teorema 6 ci dice che se f di x maiuscolo ed f di x minuscolo sono una primitiva e la sua derivata rispetto a φ di x, ogni insieme perfetto P contiene un segmento S piccolo di P per il quale, verificandosi la condizione A, sussiste la 17. Propriamente si annulla allora la somma S grande di P a terzo membro, tutti i termini essendone nulli, e f S P di x è rispetto a φ di x la derivata della funzione lipschitziana f S P di x. Dopo ciò, senza addentrarci in ulteriori particolari, possiamo rimandare a un ragionamento ormai classico per la dimostrazione del teorema 8. Rispetto a φ di x, ogni funzione derivata è totalizzabile e la totalizzazione ne fornisce la primitiva. Teorema 9. Una funzione totale, la cui derivata sia nulla, a prescindere da un insieme di peso nullo, si riduce a una costante. Infatti, i valori di delta x', x', progressivamente costruiti con la totalizzazione della derivata, risultano tutti nulli. In quest'ultimo enunciato, l'ipotesi di assoluta continuità del teorema 4 è attenuata, mentre la condizione relativa all'insieme dei punti ove non si considera la derivata è più restrittiva. Ciò è dovuto alla necessità di assicurare che le varie integrazioni che via via si eseguono danno risultato nulla. Il problema della costruzione delle funzioni primitive è completamente risolto dalla nostra operazione di totalizzazione, della quale però si dovrebbero ancora investigare le proprietà analoghe a quelle dell'operazione di integrazione. È noto che la totalizzazione generale di Denjoy conduce a funzioni che ammettono quasi ovunque l'integrando, non come derivata ordinaria, ma come derivata asintotica. Si potrebbe tentare di estendere in qualche modo tale proprietà e di giungere per questa via ad una soddisfacente definizione descrittiva delle nostre funzioni totali. E questa è la seconda ed ultima parte di quel capolavoro del professor Cacioppoli, l'integrazione e la ricerca delle primitive rispetto ad una funzione continua qualunque. Grazie per l'attenzione, al prossimo video.